L'avete sentito anche voi che l'ha ridetto, vero? Io nell'ultimo mese soprattutto continuavo a sentire Renzi che diceva no, no, col cavolo che mi dipento, ma stai scherzando, anche se vince il no, io vado avanti. E invece dall'estero continuavano a mandarmi dei link a degli articoli in cui si diceva che c'era questo timore che Renzi si dimettesse. Minchia, che timore. E invece l'altro giorno io l'ho sentito che l'ha ridetto, eh. Ah, perché lui governicchi non li fa mica. No, no, no. Quindi se vince no, in teoria ci sarebbero dei governicchi e quindi ne vinciamo che se ne andrà fuori dalle balle. Aveva detto, oh, smetterò di fare politica. Cioè, non è che può rimangiarsi sempre le parole. Do gli 80 euro, datemeli indietro. E ne vado alla politica. Ma no, dai, resto. Ma tra l'altro con tutte queste cose che ti rimangi, io posso credere che una cosa piccola così, di tutte quelle che hai detto, di quanto gloriosa può essere sta riforma, possa essere vera. O magari ci fai sembrare che succede e poi bam, giù tutto, tutti morti. Ha perso credibilità dalla prima cosa che ha fatto. Ne aveva già poca di suo perché assomiglia a Mr. Bean, vedi almeno di fare cose decenti. Invece no, ha fatto delle enormi cazzate, tutte sono tornate indietro come dei boomerang. La riforma è la madre di tutte le cose che non andranno a buon fine. Quindi se anche voi avete questo sospetto che non una delle cose che dice di voler fare e poi effettivamente fa, alla fine della fiera vanno a buon fine, votate no. Vi ricordo come sempre che non c'è nessunissimo quorum, quindi se vanno a votare anche solo 3 pirla e votano sì, passa il sì per tutti gli italiani. Se mettete mi piace al video e vi iscrivete al canale mi fate un favore immenso. Ci vediamo domani per un altro video su qualche altra curiosa profezia del nostro premier o della sua simpatica compagnia del sì. A domani!